seconda conferenza stampa per presentare quello che abbiamo ricevuto dalla Regione Lazio su una progettazione che l'amministrazione comunale ha realizzato. E parliamo del febbraio 2011, quando abbiamo richiesto il finanziamento del rifacimento di piazza Mariano Muratti. Abbiamo chiesto questo finanziamento per su un avviso da parte della Regione per il recupero dei tratti stradali, dei tratti poi monumentali stradali, quant'altro sulla via Francigena. E quindi abbiamo inteso presentare la riqualificazione nobile di questa piazza, perché naturalmente è una piazza che non prevede più l'asfalto, prevede il rifacimento in materiali pregiati della piazza, quindi riabilitatura. Valore dell'intervento 525.000 euro. 320 mi pare, 340 Regione Lazio. Prima ci abbiamo messo 80.000 euro, come dicevo ieri, che in tutto abbiamo speso 80.000 euro, poi in più però ci abbiamo messo qui per migliorare ancora più la situazione, ci abbiamo messo altri 100.000 euro. Quindi i 340 più i 180. C'è un disegno, una fotografia, un rendering come ieri. Naturalmente c'è qualcosa che storna nel rendering, però quello sarà un problema che la prossima amministrazione deciderà come risolvere. Tecnico? Di qualcosa di tecnico? Vogliamo vedere. Allora, abbiamo copia di queste? Ci avremo copia? Ci abbiamo copia poi di questo qui o no? Sì. Sì. Esatto. Allora, il finanziamento, la richiesta di finanziamento parte praticamente nel 2010 e fa parte, quindi il sindaco, degli interventi finalizzati all'accessibilità e all'irrigazione ai fini del turismo e del tempo libero dei centri storici e di nuclei urbani come la via Francigena. Di questo intervento, l'intervento che era avuto di 1 milione di euro, 1.100.000 euro, circa 1.046.000 richiesti, prevedeva la sistemazione di piazza Mariano Muratti e la riqualificazione della casa del pellegrino come ostello per i pellegrini della Via Francigena, perciò quella che era il locale della ex circoscrizione. Questa è stata una nuova luce proprietaria perché praticamente ristrutturava la resistenza dei locali circoscrizionali, come dicevo, mentre invece piazza Mariano, la sistemazione di piazza Mariano Muratti è parte, è stata stralciata da una sistemazione complessiva di tutte le organizzazioni del centro storico di San Martino, che era stato interessato già da un progetto preliminare di qualche tempo precedente, qualche tempo prima, che prevedeva il recupero di tutta l'area dentro il nome di San Martino. Tenete conto che negli anni sono stati due piccoli, solo due piccoli interventi, che è stata via del Macello, che è stata conclusa circa tre anni fa, e la sistemazione sotto Palazzo Doria, della stregata sotto Palazzo Doria. Questo si integra tra questi interventi con la speranza poi di proseguirli, perché la piazza Mariano Muratti c'è da sistemare tutta la salita fino a arrivare alla stazione di Stercenzi. E la predisposizione delle fasce con cui è suddivisa la piazza va a suggerire proprio questo intervento. Questo intervento non cozza nemmeno con gli interventi di data garantiva, che sono state tutte le sistemazioni dei marciapiedi, che è stata effettuata circa 20 anni fa, e che rimane tale anche a garanzia dei residenti e della attività commerciale presente, che funzioneranno anche come andatoie nel periodo di realizzazione dell'intervento. L'intervento finanziato dalla Regione su questo importo, diceva il sindaco, la parte che la Regione ha scelto è proprio quella della manutenzione della piazza, stracciando la casa del pellegrino. La demolizione della piazza prevede, come un intervento tecnico in sé, la demolizione di tutta l'attuale pavimentazione bitumata, che è indifferente alle emergenze
l'emergenza stessa della piazza e la soluzione, quello che vedrete nel rendering, la prima soluzione presentata dagli uffici, compresa dall'amministrazione, era una sistemazione delle fasce laterali in cemento disattivato e la parte centrale in selciato. Cemento disattivato che è la stessa metodologia con cui noi eravamo intervenuti e siamo intervenuti in piazza Unitaria, siamo intervenuti alla sistemazione della parte di Paolo. La sovrintendenza in questo caso ha preferito un intervento invece molto più tradizionale e la pavimentazione apposta, questa è un annuncio che vi daremo anche nel definitivo. Questa è la parte della sovrintendenza con cui noi siamo andati in conferenza di servizi. Conferenza di servizi invece la pavimentazione ce l'hanno accettata dopo la mediazione, l'hanno accettata soltanto in intera pavimentazione a via. Cioè praticamente con il cubetto in selce e con le guide in peperino, che è la stessa soluzione, che è la fascia centrale che viene estesa con le guide laterali. Noi avevamo tentato di diversificare anche, quello che suggeriva il sindaco prima, in una futura ipotesi di sistemazione quella della viabilità per capire quali saranno poi le aree destinate veramente alla parte pedonale e le aree destinate all'utilizzo veicolare. Insomma, questa è come tutte le piazze per bagnare, insomma, questo non è che oggi soffrono di difficoltà di leggibilità, perché in realtà sono spazi occupati solo dalla macchina, cioè la costruzione, quello che mi piace riferimento al sindaco è questo, cioè l'immagine che avete davanti è soltanto una distesa di macchine in cui anche se fate ammiratore o sistemazione a terra o illuminazione a terra, queste sono praticamente coperte dagli strati. No? Ma quindi le macchine non entreranno più? Questo sarà oggetto di valutazione della prossima amministrazione. Su questo noi facciamo il lavoro, poi la prossima amministrazione deciderà come usare la piazza. Se destinarlo parzialmente, se destinarlo soltanto a quello fascio laterale, se non è che ci abbiamo il 9 giugno, non è pronta, quindi sarà finita, cioè, la gara la facciamo partire, quindi, sarà aggiudicata. Quindi la gara parte ora? Sì, sarà aggiudicata e quant'altro, ma i lavori termineranno entro la fine dell'anno. Quindi naturalmente non è che mi posso prendere impegno, a meno che fino alla fine dell'anno siamo con la piazza io oggi faccio il sindaco. No, dico fino alla fine dell'anno siamo con la piazza di Velta? No, cioè i lavori finiranno alla fine dell'anno, quindi tra qualche mese. Beh, lei dà che sono 450.000, 500.000 euro. Sono 2.500 metri quadrati. Allora dico fino alla fine dell'anno noi abbiamo. Dunque avremo la piazza, avremo la piazza di Velta praticamente. Sarà fatta in modo che se ci dobbiamo fare i lavori, logicamente lo spiego. Miracolo credo che. La suddivisione in fasce consente anche a un intervento per lotti, perciò l'intervento che diciamo la piazza di Velta è una situazione comunque nei nostri interventi non succede quasi mai, non c'è proprio un problema di sovrapposizione degli interventi. Della lavorazione, ma qui, e come vi dicevo prima, vi avevo anticipato, cioè tutte le andatoie per le attività commerciali e per i residenti liberi. E la realizzazione per fasce gli consente di poter intervenire su tre fasce diverse, perciò la viabilità di ingresso e di uscita sarà l'ultima a essere aperta. E il momento che fa la viabilità di ingresso e di uscita, comunque la viabilità alternativa. E sono 2.500 metri quadrati. Poi dopo la realizzazione, i step di realizzazione cammineranno a seconda della quantità di la possibilità che ha la ditta di produrre il giorno meno. Sono 4 mesi, sono 5 mesi, ma questo è un pacchetto complessivo, cioè le opere non si fanno difficilmente tutte insieme, si fanno per step successivi. Esatto. Anche perché la quella all'interno è elevata, poi ecco il concetto del bassoio, ma è difficile. Può darsi da me. Dicevi? La giusta. Dicevi del materiale lapideo che vuol dire tutto e niente, cioè che selciato, vuol dire? Selciato nella parte centrale e selciato di selce, di selce o di selce. O di porfido? No, selce. Selce. Perché il porfido qui a Viterbo hai visto salta continuamente, quindi il selce se è profondo non si muove, se ci sono i avete previsto che c'è. Questo non lo so se questa cosa è stata valutata perché salta facilmente. Adesso giocano con questo fatto che i selci sono di 2 centimetri, quello che è, quindi dopo un po' saltano. Allora, quindi io non lo so adesso se invece vanno giù a Cuneo. Non è legato a questo tipo di intervento, però il porfido ha curato 2 livelli di problemi di sigillatura,
anni precedenti venivano fatte con molta più con una cadenza periodica molto più stretta di quella che viene fatta attualmente, perché comunque ci sono difficoltà di comunicazione, il traffico non è più lo stesso, è quello peso, e la neve l'avete prevista? La neve, perché San Martino è in genere imbiancata di neve, e quando la neve c'è che buttano il sale e passa no, voglio dire, porta via tutta la strada, porta via tutta dove la piazza. Vedi tu? Piazza Maria Lucullana. No, voglio dire, passa in genere, passa lo spazzaneve e porta via tutto, no? La stessa cosa di qualsiasi centro storico italiano. No, non credo, perché non credo che questo tipo di materiale c'è su... Sul 90%. No, dove nevica. Tenga conto che l'altro è vero. E comunque è proprio quello che è tipico, cioè il centro storico. Sì, mi sembra. Cioè è bello sulla carta, ma non so se è molto. Stiamo parlando del selcio. Ho capito. Il selcio. Se è selcio non lo muove nessuno. Se è selcio. Neanche la macchina che porta via la neve. No. Ci mettiamo il laminato, va bene? No, sta tranquillo. Te lo dico sinceramente. Basta che è profondo, capito? Se è un pezzetto così, Ma sarà un pezzetto così che è profondo. Forse io chiedo, perché ormai c'ho esperienza. Per me è una cavolata. Scusi. Abitando sul posto mi rendo conto del problema, capito? Qualsiasi intervento di comunicazione che è testuale, le sovrintendenze vogliono fare in maniera diversa. Cioè o lei si adegua a prescritto la sovrintendenza, o se deve fare la pavimentazione che c'è tutta la vita. Ma uno dei grandi problemi, cioè, in questo momento c'è l'asfalto, uno dei nostri problemi è che sono stati totalmente snaturati, perché la pavimentazione originale di San Martino, credo, non lo so, forse lo sapete anche, ma è uno schiaccio di basalto, cioè comportandosi in maniera corretta, la vera pavimentazione originale di San Martino era quella che è stata avanzata dal 1500. Il Novecento era battuto con la terra, figuriamoci, c'era solo la terra. Ma pure la salita fino alla chiesa, quindi fino al chiostro, fino a... No, intanto solo la piazza. Adesso solo la piazza. Il rifacimento della piazza. Solo la piazza. Il resto sono previsti chiaramente per il sistema di raccolta delle acque, l'integrazione dell'illuminazione esistente con una parte di illuminazione a terra che comunque caratterizza l'ingresso, l'asse visuale all'ingresso della porta, e sottolinea succede quello che è successo nel corso, dove ci siamo usciti, sotto per esempio il corso di terra, tutti i sottoservizi predisposti, poi dopo un problema di spesa dei privati e di spesa dei sottoservizi. Perché quello che è orrendo da vedere sono questi fili che vagano con il vecchio lampione. Abbiamo una prova già esistente, che abbiamo speso qualche soldo in più come amministrazione per cercare di convogliare tutti i servizi sotto via del corso, ma poi dopo noi l'abbiamo come sempre, no? Il comune deve fare le spese, poi i privati non si adeguano alle indicazioni che ha già fatto il comune, quindi rimangono perché per l'inerzia di attività e quant'altro. Noi il bello l'abbiamo creato, che è quello di mettere tutti i cavi d'otto sotto a via del corso, poi dopo va chi lo vuole, lo può utilizzare, ma non mi pare che abbiamo... Siamo riusciti a levare circa il 30% e soprattutto i cavi, dato atto, soprattutto i cavi telefono, ma tutto quello che sono privati e nel gas, che sono grossi. Tornando alla... Tornando al discorso di San Martino, la piazza che sta sopra la chiesa, dietro la chiesa, mi pare che ancora c'ha il selciato, no? I selci proprio, sì, mi pare. La piazza nazionale. Quindi sotto potrebbe essere una cosa simile, perché almeno è uguale, almeno c'ha un'idea di omogeneità. Perché sopra non è male. Via del Macello pure, sì, sì, sì. Quindi si uniforma anche meglio come forma, come aspetto esterno. Soddisfatto o negoziato? Io ringrazio il sindaco, la giunta,
avevo qualche dubbio sul materiale che veniva utilizzato, no, al centro, diciamo, della piazza, dove percorrono le macchine, percorrono tutti i punti, diciamo, continuo passaggio delle macchine. Ecco, ma l'architetto spiegava che il materiale cementizio non viene più usato, e questo è un bene anche per quando si fa un intervento per le nevicate del San Martino, che il sale, il materiale cementizio, lo distrugge, e invece magari il seggio o altro tipo di materiale pulito resiste più al sale, diciamo, per le nevicate, che sembra che sia l'unica cosa che crea meno disagi. Per togliere la neve nelle piazze, nelle strade, nelle vie, in tutto. Ecco, io mi vorrei rilasciare un attimino al discorso della casa del pellegrino. Questo sindaco continua questo progetto, diciamo, questo tipo di finanziamento alla Regione Lazio per poter proseguire poi con la ristrutturazione della casa del pellegrino e tutte, diciamo, queste cose annesse alla via Francigena. Questo bisognerà vedere la prossima amministrazione, che se produrrà ulteriori, metterà a disposizione ulteriori risorse per la via Francigena, se questo sarà come in un aspetto che a livello regionale si continui con investimenti di recupero e riqualificazione della via Francigena, credo che dovrebbe essere anche quello portato in evidenza. Naturalmente però stiamo parlando, come diceva l'architetto Gari, stiamo parlando bando 2010, 2011, 2012 e oggi siamo qui 2012, quindi stiamo parlando di circa 3 anni tra attivazione del bando e poi e la presentazione in fase di avvio. Questi processi purtroppo sono processi molto lunghi per quanto mi riguarda, perché naturalmente la vita di amministrativa del sindaco sono di 5 anni, quindi naturalmente 3 anni circa li utilizzi tra l'avvio del processo e la ultimazione, quindi naturalmente capite benissimo che sono processi lunghi, però processo lungo che vale 520 mila euro più 340 sono la regione, credo che questo sia un bel avere. Ieri abbiamo presentato un altro progetto che costava di circa 1 milione di euro e quelli pure ce l'ha data la regione, perché poi questa regione sembra che non ha fatto niente, ci ha dato 1 milione di euro ieri, 340 mila euro oggi, poi piano piano si risolve tutto, però sono caro Agostino, ci vuole per la casa del Pellegrino, ci vorrà la disponibilità della regione, e poi il nostro progetto è già pronto, quindi magari loro ripartono con la via Francigena, ma siamo già pronti, quindi naturalmente gli step nostri sono abbastanza veloci. Grazie sindaco per le delucidazioni. Io credo che possiamo dire e possiamo dare a testa alta dei nostri concittadini di San Martino e dicendo che abbiamo portato a casa un buon risultato. Io faccio una battuta, sarei contentissimo se ce l'avremmo a far iniziare i lavori o prima della campagna elettorale per l'elezione amministrativa del Comune di Viterbo o durante la campagna elettorale. Questo però è una battuta che rimane qui. Comunque io chiedo al sindaco, all'architetto Gai, che se questa cosa che abbiamo fatto qui in Consiglio Comunale con la stampa si può ripetere con i cittadini di San Martino a San Martino nella sede della ex circoscrizione. Grazie, concluso.